Buon pomeriggio amici di Vivere alle Canarie, ben trovati in diretta da Gran Canaria, non da Fuerteventura, come abitualmente facciamo il venerdì. Come anticipato ieri, il nostro David è nuovamente in viaggio e quindi per qualche settimana vi terremo compagnia esclusivamente da Gran Canaria. Ciao Ivana, buon pomeriggio anche a te, Mariangela, benvenuta. Buon venerdì pomeriggio, 8 ottobre. Ciao Marino, buongiorno Canarie, Giovanni, benvenuto. 8 ottobre, autunno inoltratissimo, temperatura presente oggi nel sud di Gran Canaria. Abbiamo la bellezza di, rullo di tamburi, 30 gradi. Ragazzi, questa è la bellezza di vivere in un paradiso come questo, la bellezza di poter essere inseriti in un contesto veramente unico, uno considerato tra i migliori al mondo dal punto di vista climatico. Ciao Sandro, buongiorno, buon pomeriggio anche a te, Angelo, Gabriella, benvenuta, benvenuti a tutti, ben ritrovati, tutto sotto controllo, ciao Rosalba. 373-774-2186, numero telefonico di Pierangelo. Daniele ci dice qua 16 gradi, ne abbiamo giusto il doppio, Daniele, giusto il doppio. Beati voi, Miriam, che bel mare, beati voi. Ciao Joy, buon pomeriggio, Elena, ben ritrovato. Il beati voi è sempre una, insomma, ha una connotazione un po' particolare il beati voi, perché io intendo, attenzione, è giusto che sia così, però c'è sempre un po' una sfumatura del dire beati voi che siete lì mentre noi siamo qua. E d'altra parte però, ragazzi, nessuno ci ha regalato niente, quindi se oggi siamo comunque in questo paradiso è perché ci siamo, abbiamo voluto esserci, abbiamo insomma, non fa troppo caldo Rino, no, direi proprio per nulla. Per due ragioni: la prima perché queste realtà sono sempre abbastanza ventilate, che non significa ventose, attenzione, vedete che le palme non sono piegate, non sono pettinate a metà, semplicemente sono un'area ventilata, ma il tasso di umidità è sempre estremamente basso, quindi anche con temperature alte come potrebbero essere 30, 32, 35 gradi non si andrà mai a patire l'afa o la cappa di calore. Il numero telefonico certo che sì è il 373-774-2186, a parte che è scritto anche nei vari post, è scritto nel titolo della nostra diretta, quindi per qualsiasi cosa potete sempre rilevarlo nella pagina di Vivere alle Canarie. Ciao Francesco, buongiorno. Ciao Filippo, buongiorno anche a Miriam e Maria Sole. Benissimo, un saluto a tutti voi. E dicevamo, la volontà di aver voluto fare un cambio, la volontà... Ciao Elena, buongiorno, ma che bella sorpresa, un abbraccio, che nostalgia. Eh sì, guardate che cosa avete lasciato, Katia, temperatura dicembre. Allora, temperatura dicembre, non abbiamo la sfera di cristallo e tantomeno siamo... dei meteorologi, però possiamo dirvi che la temperatura in Canaria nella stagione fredda, quindi dicembre, gennaio, febbraio, prevede sempre delle medie che vanno tra i 24 e i 26 gradi durante la giornata e temperature che scendono intorno ai 14-15 gradi durante la notte. Quindi non servono piumini, non servono riscaldamenti, non serve abbigliamento tipicamente invernale, semplicemente una felpa o una giacchina leggera se durante l'inverno decidete di uscire alla sera o al mattino presto. Vincenzo, vorrei venire a vivere lì, cosa consigli? Vincenzo, cosa ti consiglio? Ti consiglio, guarda, di chiamare Pierangelo, ti consiglio di fare una telefonata a Pierangelo al 373-774-2186, perché il primo step è veramente la parte più importante di quello che è l'approccio nei confronti di una realtà che a oggi non conosciamo, cioè che non conoscete, ok? È una realtà che va scoperta, va compresa e quindi il trasferimento, essendo una tappa, un percorso veramente da affrontare con estrema attenzione, con estrema maturità e intelligenza, bisogna farlo con la formula migliore. E quindi io ti consiglio questo, Vincenzo.
E intanto buongiorno e buon pomeriggio a tutti voi. È lo stesso consiglio che diedero a me anni fa e io fortunatamente lo seguì, quindi telefonai a Pierangelo, chiamai un giorno che veramente dopo aver visitato diverse realtà in ambito europeo, alla fine avevamo nella testa una realtà come quella di Forteventura e quindi facendo un po' di ricerche mi incappai nel sito di Pierangelo, lo contattai e lui mi chiese giustamente se avevo bisogno di lavorare, se avevo famiglia e mi sconsigliò la realtà di Forteventura, che era la mia idea iniziale, mi consigliò di venire a vivere, di venire a vedere Gran Canaria. Così feci, quindi arrivai qui e mi trovai di fronte a una realtà che andava a rispondere un po' tutte alle esigenze che avevo all'epoca, quindi decisi di trasferirmi direttamente qua su questa isola nello specifico. Però è chiaro che ogni isola, l'abbiamo sempre detto, è un caso a parte, dipende da quello che state cercando, dipende da quelle che sono le vostre necessità, le vostre esigenze, e sulla base di questo ci sarà l'isola che indubbiamente andrà a rispondere in maniera egregia a queste vostre esigenze. Vincenzo, il consiglio è quello di venire a fare una settimana di perlustrazione. Deve per forza di cose partire tutto da lì. Deve per forza di cose iniziare il vostro, dovete iniziare il vostro percorso con una settimana esplorativa, che significa da un lato venirsi a fare una vacanza, dall'altro farsi la vacanza sì, ma guardandosi attorno, cercando di capire che tipo di realtà vi circonda, cercando di capire cosa può offrire quest'isola, questa realtà che in Italia a oggi non avete e cosa magari eventualmente secondo i vostri standard, i vostri parametri, qua viene a mancare. Onestamente nulla, però c'è anche chi mi dice: ah, ma io cercavo quello che nelle Canarie non c'è. Va bene, quindi ognuno di noi porta sul territorio sempre delle condizioni, delle esigenze molto specifiche e molto personali ed è giusto che sia così. Stefano, mio figlio, vive là, ha trovato lavoro e sto seriamente pensando di raggiungerlo. Stefano, guarda, cosa ti posso consigliare? Certo, se la tua condizione lavorativa o professionale o di vita te lo consente, vieni. Vieni, cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di 30 gradi all'8 di ottobre, stiamo parlando di un sociale che non ha nulla a che vedere con quello italiano, stiamo parlando di una realtà che è strutturata a 360 gradi, quindi qualsiasi tipo di servizio te lo può offrire. Parliamo di un sistema pubblico che funziona egregiamente, quindi dalla sicurezza per le strade alla qualità della sanità sicuramente andiamo a stare bene, quindi non dobbiamo fasciarci la testa. È ovvio che lasciare l'Italia implica comunque delle condizioni, non so se hai possibilità di lasciare la tua realtà, se hai degli affetti, se hai sicuramente degli amici, se sei disposto a rimetterti in gioco, quindi ognuno di noi ha delle condizioni sicuramente molto personali che vanno analizzate. Però sì, cioè venire qua implica chiaramente essere inseriti in un contesto molto diverso da quello italiano e sotto tanti punti di vista parliamo per la stragrande maggioranza delle volte di un passaggio migliorativo, perché così deve essere. Se non parlassimo di un passaggio migliorativo, non ci sarebbe comunque ragione di tenere in considerazione una realtà come questa. Ciao Simonetta, buongiorno, da noi è arrivato il freddo. Lo so, anche da noi, dai 32 siamo scesi ai 30 gradi. Questa è la nostra realtà. Allora, una cosa importante è che normalmente si valuta poi sul territorio e mi trovavo proprio questa mattina con un signore a parlare dell'argomento. Allora, chi viene in Canaria per vivere in maniera definitiva, cioè stabile, quindi parliamo di un trasferimento, o anche per chi guarda le Canarie per un'ottica temporanea, quindi chi vuole venire a passare la stagione invernale, deve tenere in considerazione due elementi fondamentali. Primo, non venite qui a cercare l'Italia. Se state cercando l'Italia alle Canarie, rimanete in Italia. Quindi non venite in Canaria per
con la pretesa di avere tutti i prodotti italiani, che ci sia la comunità italiana, che possiate trovare il vostro quotidiano, la Gazzetta dello Sport italiano nelle varie edicole, che la gente parli italiano, che il caffè sia esclusivamente buono italiano come lo facciamo noi con la cremina, che il cappuccino sia un cappuccino. C'è questo in Canaria, c'è. Ma la mentalità che dovete portare qua deve essere la mentalità di chi decide di trasferirsi all'estero ed è disposto a rimettersi in gioco con le abitudini, le tradizioni che troverà all'estero. Se cercate, ripeto, la mentalità, la condizione, la vita italiana e gli elementi tipici italiani, rimanete in Italia. Rimanete lì, non avete bisogno di uscire all'estero, ok? Seconda condizione importante è quella, una volta che deciderete di venire in Canaria o all'estero, questo è un discorso che è trasversale, vale su più fronti, una volta che deciderete di venire in Canaria, sappiate che le Canarie sono sul pianeta Terra. Ok? Siamo sullo stesso pianeta. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui deciderete di valutare una situazione immobiliare abitativa per trasferirvi o perché avete desiderio di un certo tipo di casa, dovete essere consapevoli che anche in Canaria viaggiamo con le stesse condizioni che viaggiano in tutto il mondo, in tutto il pianeta terrestre. Significa che non potrete avere la pretesa di spendere 200 euro, avere una casa con 2/3 camere da letto in riva al mare, con tutti i servizi a portata di mano, nella zona sud col clima meraviglioso dove non piove mai, ma che però non si è inserito troppo nel casino, che quindi dovrebbe esserci solamente la vostra casetta e nulla più. Cioè, dobbiamo essere realistici, signori. Quando valutiamo una realtà come potrebbe essere quella delle Canarie, dobbiamo essere consapevoli che avere una casa in riva al mare, nella zona sud di Gran Canaria, che è la zona turistica, che è la zona climaticamente migliore in assoluto, comporta dei costi, comporta degli affitti che sono importanti. Se in più quella casa la vogliamo con 2, 3 camere da letto, dobbiamo pagare. Non possiamo pensare che le Canarie viaggino con un tenore di vita che sia al 10% rispetto a quello italiano. Ah, in Italia pago 100 e allora in Canaria me lo devono regalare. No, non funziona così. Funziona come in tutte le cose, nelle condizioni turistiche, che se vuoi determinati servizi, se vuoi essere inserito in un contesto privilegiato, quel servizio lo devi pagare. Che sia tanto poco, ma lo devi pagare, ok? È ovvio che in un discorso molto più ampio, molto più generalizzato, il costo della vita in Canaria è sicuramente più basso rispetto a quello italiano. Abbiamo un'IVA che è al 7%, abbiamo un servizio pubblico che funziona, non c'è ticket sanitario, le autostrade sono gratuite, il costo della benzina ormai è 1 euro, 1,10 euro a seconda di dove si va a fare rifornimento. Ci sono tante condizioni che sono migliorative, ma non dobbiamo pensare di lasciare l'Italia, andare in Canaria e considerare le Canarie come come si suol dire, di andare nel cuore dell'Africa, dove ci sono le tribù, dove c'è il villaggio e allora tutto mi. No, non funziona così. Perché il più delle volte io mi trovo a parlare con delle persone che arrivano, che cercano magari anche la casa per venirci a passare la stagione invernale. Ah, ma io pensavo costasse meno. Ma a me avevano detto che con 200 euro potevo trovarmi la casa in riva al mare. A Gran Canaria no. A Gran Canaria no. Non so da altre parti nel mondo, sicuramente. Ma a Gran Canaria non funziona così. A Gran Canaria ci sono comunque delle condizioni migliorative, ci sono delle situazioni fantastiche, ma se volete i servizi, se volete il top, se volete, lo pagate. Ma non vi sto raccontando nulla di particolare, credo vi sto raccontando una legge mondiale, no? Niente, niente di più, niente di meno. Ciao Linda, buongiorno, la vita alle Canarie è migliore, sicuro che qui, ma bisogna avere dei soldi messi via per vivere bene. Certo che sì, Linda, è quello che noi andiamo un po' raccontando da sempre. È chiaro che allora, il pensionato che arriva qui per farsi 4-5 mesi invernali non è che deve avere tutti questi risparmi messi da parte, perché comunque c'ha la pensione, non ha delle grandi esigenze e va bene. Ma la persona, la famiglia, il giovane che vuole venire qui per un discorso di cambio vita, per
per un discorso di vado lì, mi reinvento e devo cercare lavoro e voglio. È ovvio che devi avere le spalle coperte, devi avere una disponibilità economica che noi ormai raccomandiamo essere almeno di 12 mesi, e almeno questi 12 mesi ti permettono di poterti inserire gradualmente nella maniera più tranquilla possibile. Enrico, magari in Thailandia o in Costa Rica trovi quei prezzi, ma è un altro mondo. Esatto, Enrico, guarda, esattamente sì. E le lingue parlate, le lingue sono fondamentali, siamo assolutamente all'interno di una realtà internazionale dove comunque devi, allora, se sei pensionato, ti fai un corso, ti parli lo spagnolo, impari la tua lingua, ma questo serve per te, per comunque essere inserito in un contesto sociale, non avere delle difficoltà magari per andare in banca, per andare in posta. Quindi, l'essere indipendenti, l'essere così autosufficienti anche da un punto di vista linguistico è assolutamente consigliato. Però è ovvio che l'esigenza e l'urgenza che può avere il pensionato sotto questo profilo è differente rispetto a quella che ha il ragazzo o la famiglia, no? Che devono rimettersi in gioco da un punto di vista lavorativo e per fare questo necessariamente devono conoscere le lingue. Se vuoi lavorare nel turismo, ma questo vale in Canarie, ma un po' da tutte le parti del mondo, devi sapere le lingue, quindi lo spagnolo o sì lo dovete imparare e va bene, non è un problema. Dovete avere almeno una base di inglese e per chi invece vuole strafare anche il tedesco. In Canaria è molto più importante il tedesco che non l'inglese, proprio perché la predominanza di turismo che arriva sull'isola è di un turismo scandinavo. Ok? Quindi la lingua tedesca è la lingua maggiormente parlata qua sul territorio. Tornando al discorso degli affitti, degli immobili, del costo della vita, eccetera, è chiaro che vivere al sud ha un costo. Ha un costo perché? Perché ho tutti i servizi, sono inserito in una condizione climatica eccellente, sono in un ambito internazionale. Gli affitti sono cari? Anche sì, posso trovare degli affitti che viaggiano tra i 6, 7, 800 euro, dipende da che cosa sto ricercando. Ma non me lo posso permettere. Va bene, è giustissimo, va bene, non c'è problema. Non te lo puoi permettere o non te lo vuoi permettere, che è un'altra decisione assolutamente da rispettare, perché io magari posso anche permettermi di spendere 800 euro per un affitto. Magari non voglio perché mi sembrano tanti soldi. Cosa devo fare? Semplice, esco dall'ambito turistico, vado a vedere altre realtà che sono anche qua vicino. Ci spostiamo anche solo di un quarto d'ora, di 10 minuti dall'ambito turistico nel quale ci troviamo quest'oggi, affitti che scendono radicalmente, parliamo di 400-500 euro per prendere un'abitazione in affitto, magari anche in riva al mare, magari anche in riva al mare, però è chiaro che ci saranno delle condizioni che dovrò tenere in considerazione. Il più delle volte, quando facciamo questo discorso nella zona di Gran Canaria, è perché nell'uscire dell'ambito turistico, quando il prezzo mi cala, è perché entriamo in un ambito ventoso. Quindi ci sono delle località che affacciano direttamente sul mare, sono fantastiche, bellissime, hanno tutti i servizi, gli affitti mi costano meno, ma perché? Perché sono in un ambito ventoso. A me piace il vento. Bene. Deve essere indubbiamente un punto imprescindibile, ma il fatto di essere inserito in un ambito ventoso, nonostante ti possa piacere il vento, implica fondamentalmente due cose. La prima, che la tua vita all'esterno potrebbe essere, non dico compromessa, ma un po' più limitata rispetto a quella che potresti fare qui nel sud di Gran Canaria. Secondo aspetto importantissimo è il fatto che essere in una zona ventosa genera dei movimenti nuvolosi più evidenti. Quindi, nel momento in cui io sono a Maspalomas, 32 gradi, 30 gradi, giornata fantastica, sole a palle, magari 10 minuti di macchina più a nord è completamente nuvoloso e sta piovendo. A Gran Canaria questa non è un'anomalia, potrebbe essere tranquillamente una normalità. Quindi, sempre molta, molta attenzione quando si fa un discorso di risparmiare, perché come tutte le cose, se vado a risparmiare ho meno. Ciao Marzia, buongiorno, buon pomeriggio anche a te. Ciao Stefano, grazie, un abbraccio carissimo. E gli autobus ci sono, tutta l'isola è collegata in maniera eccezionale dai mezzi pubblici. Parliamo di mezzi pubblici che sono mezzi nuovi, funzionanti, dotati di aria condizionata, di presa USB, di tutti i comfort. Quindi
costi assolutamente contenuti, viaggiare da nord a sud vi costerebbe in autobus magari sui 3-4 euro, quindi niente di particolare. Se hanno costruito in zone ventose significa che sono vivibili. Daniele, ma certo che sì, ma è ovvio che sono zone assolutamente vivibili, nessuno dice il contrario, ma una persona che odia il vento, che soffre di cervicale o che so io, ha dei problemi a livello, non lo so, la sparo lì, respiratori, eccetera, la mette in una zona ventosa, magari questo dopo 2 giorni sclera. Noi abbiamo avuto persone che, non clienti nostri, conoscenti, conosciute, persone conosciute sul territorio, che hanno deciso di trasferirsi a Gran Canaria senza neanche aver mai visto la realtà di Gran Canaria. Per un discorso di costi sono andati a vivere in paesini sperduti qui nell'entroterra di Gran Canaria. Dopo 10 giorni hanno deciso di ritornare in Italia, perché hanno passato 10 giorni tra pioggia, tra freddo, tra vento. E quello non è andare a Gran Canaria, è quello andare veramente a farsi del male. Quindi è ovvio che siano vivibili, ma ci sono delle realtà che sono eccezionali. Abbiamo presentato più volte, ad esempio, abbiamo fatto anche le dirette da Playa d'Arinaga. Non so se vi ricordate, Playa d'Arinaga è una realtà che dista da Maspalomas 12 minuti di macchina. È però fuori dall'ambito turistico, è una realtà che affaccia sul mare, una bella realtà. A me poi piace anche particolarmente Playa d'Arinaga. Ci sono tutti i tipi di servizi, ho le scuole, gli uffici pubblici, il centro di salute, i mezzi pubblici, ci sono i locali italiani, c'è veramente di tutto. Però Playa d'Arinaga, nonostante, e gli affitti costano meno, no? Ma nonostante tutto Playa d'Arinaga è una realtà che è inserita in ambito ventoso. Ora, se ti piace il vento, va bene, ma se già non ti piace il vento, vivere lì potrebbe essere una forzatura, ok? E poi qua c'è il sole e a Arinaga magari sta piovendo, quindi se io devo fare un passaggio migliorativo dall'Italia, devo farlo quantomeno all'inizio in maniera molto semplice, devo cercare la soluzione più facile, più accomodante, e la soluzione più facile è quella di venire nel sud di Gran Canaria, ma per un discorso climatico, una volta climatico e sul fatto che siamo in un ambito internazionale, una volta che mi passo i miei 6 mesi, 1 anno, 2 anni, quello che volete voi, qua nel sud di Gran Canaria, allora col tempo potrò decidere di muovermi, di conoscere posti nuovi, di andarmi a cercare la casa, ma in un secondo step deciderò di cambiare zona. Arrivare di punto in bianco e andarsi a mettere già in una realtà un po' particolare potrebbe essere controproducente per chi arriva per la prima volta in Canaria. Questo è il concetto. Poi è ovvio che parliamo sempre di zone comunque assolutamente vivibili, senza nessun tipo di problema, ok? Per Lanzarote i costi sono... Non lo so, Anna, non lavoriamo su Lanzarote, operiamo su Gran Canaria e Fuerteventura, quindi Lanzarote ti direi vai a farti una vacanza di una settimana a Lanzarote e provi a toccare con mano quelli che effettivamente sono i costi e le condizioni. Non possiamo sbilanciarsi su questo. Ciao Tiziana, buongiorno, rientrata da 5 giorni, già mi manca. Lo so. Ciao Natasha, buon pomeriggio anche a te. E intanto questa è la realtà dell'isola, una realtà da un punto di vista turistico che ha ripreso a viaggiare abbastanza bene, gente che si fa tranquillamente il bagno. Io non credo che queste persone siano prossime all'ipotermia, quindi quando sentite qualcuno che dice ma l'acqua dell'oceano è ghiacciata, beh, insomma, mostrategli l'immagine anche di queste persone l'8 di ottobre, che sono la dimostrazione che il bagno si può tranquillamente fare. Nadia, io sono stata a Las Galletas, per me è molto bella. Nadia, non ho idea di dove sia Las Galletas, te lo dico onestamente, non... è la prima volta che lo sento, non so se è Gran Canaria, ma dubito, Ciao Enrica, buongiorno, in Liguria dove abito da quando sono nata il vento è quasi normale e quando soffia per giorni interi è fastidioso. Certo, ti deve piacere il vento, devi amarlo e devi essere consapevole che il vento comunque ti può portare delle condizioni climatiche molto differenti da quelle che abitualmente vi mostriamo con le nostre dirette. Quindi sono dei compromessi che non è da dire non si possano fare. L'importante è la consapevolezza. Quando siete consapevoli di andare a vivere in un posto che troverete quella condizione climatica, va bene, tutte le condizioni sono assolutamente da rispettare. Quindi 373
Vicino a Los Americas, a Tenerife, ok Nadia, infatti avevo il sospetto, ma non siamo pratici di Tenerife, quindi non saprei. Vilma, noi ho sempre fatto il bagno anche a gennaio. Ah, questa mattina eravamo, pensate, una cosa simpatica che mi è capitata, e al limite poi vedremo di postare anche la foto su Facebook. E ci è capitato, eravamo a Puerto de Mogán con dei signori, e c'è il cartello sulla spiaggia con la fotografia della spiaggia, con tutte le varie indicazioni di sorta, numeri di telefono, di soccorso, eccetera, eccetera. E c'era una dicitura che è veramente simpatica, dove c'era scritto periodo del bagno, no? Periodo concesso per fare il bagno dal 1° gennaio al 31 di dicembre. E questa, secondo me, la racconta tutta su quella che è la realtà, o quello che significa oggi come oggi venire a vivere in Canaria. Dal 1° di dicembre al 31 di gennaio, qua dal 1° di gennaio al 31 di dicembre, che ho invertito, io sapete bene che con i mesi c'è zecco poco, periodo per fare il bagno. Quindi sì, cambierà un po' la temperatura, però anche venendo a Natale, anche venendo all'Epifania, il bagno ve lo potete fare senza nessun tipo di problemi, ok? Va bene, allora 373-774-2186, telefono italiano per parlare con Pierangelo, per prenotare la vostra vacanza perlustrativa sul territorio. Noi siamo qui, pronti ad accogliervi. Vero, l'ho visto anche io, Stefano, grande, sono contento che testimoni quanto hai visto con i tuoi propri occhi. Noi siamo qui, pronti ad accogliervi. Sì, Tenerife, noi siamo Gran Canaria, non so chi fa riferimento a Tenerife, ma noi operiamo su Gran Canaria e Fuerteventura. Nello specifico, noi oggi siamo qui a Gran Canaria Sud. Quindi 373-774-2186, contattate Pierangelo, informatevi sulla vacanza perlustrativa, vedrete che vi si aprirà un mondo e chissà che magari da quella non possa partire un cambio vita importante che magari oggi non prendete neanche in considerazione. Quindi non fatevi problemi, Pierangelo risponde H24 a qualsiasi vostro dubbio, domanda, risposta, paura, qualsiasi cosa è lì pronto per voi. Amici, buon pomeriggio, appuntamento domani sempre da Gran Canaria per l'inizio del nostro weekend. Ciao!